innanzitutto la tradizione da rispettare, non tanto per noi adulti quanto per i bambini, chiaramente. Anzi, oggi ero stato anche per la giornata odierna, ero stato contattato da qualcuno che mi consigliava, così visto i fatti dell'Ucraina, di soprassedere il carnevale. Non me la sono sentita perché l'ultima volta che ci eravamo trovati qua, come dici bene tu, era 2 anni fa, abbiamo passato un Covid pesante per noi adulti, pesantissimo per i bambini. Non me la sono sentita di negare questa giornata ai bambini e quindi mettiamo assieme le due cose, un momento di leggerezza per loro e per noi la riflessione continua, anche se viene qualche dubbio, perché manifestazioni per la pace ne facciamo continuamente, ricordiamo i dolori patiti dalle generazioni che ci hanno preceduto per guerre e morti, sangue, odi, e diciamo sempre che bisogna ricordarli proprio perché non avvengano più, invece vediamo che avvengono. Quindi probabilmente è il caso di ripensare anche noi sul cosa fare per evitarli, perché vediamo che periodicamente avvengono indipendentemente dagli sforzi che facciamo noi. Noi faremo i soliti gesti simbolici, lanceremo dei palloncini con i colori dell'Ucraina. Io appena finito qua andrò a Preganziol, dove ci raduniamo fra sindaci, sempre per lo stesso motivo. So che stanno arrivando ucraini sfollati e gente nostra cercando di collocarli a dormire, a vivere questo periodo che speriamo sia breve e si risolva nel migliore dei modi. Altro non possiamo fare, ma quello che possiamo, siamo qua sul pezzo. Allora, le prossime tappe sono, oltre ad oggi che ci troviamo in una bellissima giornata a Vittorio Veneto, in questa piazza del Popolo, con anche spettacoli fino a Largo Cavallotti, fino giù più avanti, saranno il primo di marzo, l'ultimo di carnevale, ancora a Treviso, che tra l'altro tutt'oggi è in corso a Treviso, con le varie piazze, tra l'altro allargate non solo Piazza Borsa e anche Piazza dei Signori, ma anche al Duomo e anche alla Loggia dei Cavalieri. Quindi dicevo anche a Treviso, ma anche a Conegliano. Conegliano riproponiamo finalmente, dopo 2 anni di stop, una giornata di carnevale, Viale Carducci, Corso Emanuele e anche Via Mazzini. Quindi formeremo una T, dove avremo spettacoli di piazza, come li potete vedere qui, carri in forma statica, per poterli ammirare da vicino e vedere come appunto sono costruiti, perché li vedete sempre passare magari durante la sfilata, non avete modo di vederli nei dettagli. E poi concludiamo con il 6 marzo, domenica 6 marzo, a Villorba, in piazza Aldo Moro, e all'ultimissimissimo minuto, parlando appunto di ultimo minuto, anche a Pieve di Soligo, il 6 di marzo, un piccolo segno anche lì di spettacoli di piazza per la cittadinanza della Pievigina. Cosa ne pensa di questo ritorno al carnevale? Beh, è un'occasione per ripartire un po' nella normalità. C'era bisogno, come si può vedere, di una socializzazione che è stata persa in questi ultimi anni, ma è un inizio, speriamo che apra qualcosa di nuovo e di migliore. Finalmente, ci voleva di nuovo una festa così e sarebbe bello se almeno potessimo anche sfilare, fare una cosa in più in grande, ma ci accontentiamo. Bello, anche se statico è bello un po' di ritorno alla normalità. Perfetto, ci voleva. Bellissimo, ci voleva dopo la pandemia, perché altrimenti si rimaneva sempre a casa, no? Hanno fatto bene, è bellissimo. Io penso che siamo tutti contenti di poter riuscire di nuovo a fare una manifestazione all'esterno. Direi di ringraziare prima di tutto il Comune di Vittorio Veneto, il Sindaco Miatto, il Vice Sindaco Posocco per quello che hanno fatto, e poi Carnevali di Marca che ha organizzato questa bellissima manifestazione, e finalmente abbiamo delle mascherine diverse.